tortellino è sempre stata una tradizione di famiglia. Ha iniziato la mia mamma in giovane età, all'età di 14 anni, perché allora si poteva lavorare così giovani. E dopo aver incontrato mio papà, che faceva l'infermiere allora, hanno deciso di provarci, mettersi in gioco ed aprire un piccolo negozietto di 30 metri quadri dove producevano i famosi tortellini di Valeggio. Continuano a produrli anche oggi, solo che non è più un piccolo negozietto e non sono più le due zie e le due nonne che gli aiutano, ma abbiamo una squadra dietro le spalle di giovani e valorose signore. Produciamo ancora i nostri tortellini a mano, perciò abbiamo bisogno di una grande forza dietro le spalle. È una grande famiglia praticamente. Siamo tutte lì e ci aiutiamo l'una con l'altra. Per noi la famiglia è al centro di tutto e questa, dove mi vedete oggi, è l'ultima sfida che abbiamo costruito, il nostro piccolo ristorantino dove sempre siamo impegnati a livello familiare. Venendo qua puoi scoprire quello che ci piace, perché mettiamo in tavola quello che ci piace, mettiamo in tavola i nostri gusti, i nostri sapori e le cose che ci hanno insegnato, le cose della nostra famiglia che abbiamo sempre mangiato. Il gusto del tortellino è il gusto della semplicità, ma anche il gusto della casa, il gusto dell'amore, il gusto che abbiamo sempre conosciuto, è il gusto che un po' ci ha unito tutti quanti qua dentro. Asciutti in brodo è un bel dilemma, ma forse li preferisco in brodo perché mi ricordano la nonna, probabilmente, non so, il buon brodo della nonna. Però capiamoci, anche al burro e salvia sono spettacolari.